Ciao a tutti, siamo in una nuova gara di Formula E a Hyderabad in India, come vedete siamo nei pits con delle novità interessanti perché come si supponeva, si pensava, organizzare qualcosa in India è molto complicato e di fatto qua tutto quello che riguarda i team sono pronti alla FIA, pronti alla Sparker per quanto riguarda la gestione dei materiali. È tutto pronto per quanto riguarda Formula E, è un po' meno pronto quello che riguarda l'organizzazione del circuito. Si stanno facendo moltissimi lavori, come abbiamo detto precedentemente, e naturalmente sarà tutto tirato a lucido per sabato quando si darà il via a questo primo Hyderabad E-Prix. Però diciamo che la cosa è più complicata, non fa tantissimo caldo per il momento e c'è un po' d'arietta, il che per noi si fa più sopportabile, però ricordiamo che sono previsti 33-34 gradi per la giornata di gara, la giornata di sabato, quindi vediamo cosa ci aspetta, anche perché l'umidità e lo smog qui non scherzano. Questa è l'introduzione di questo Hyderabad E-Prix con Electric Motor News, con la gara numero 104 della storia, e noi continueremo a offrirvi delle curiosità, delle news della Formula E.